Buonasera, sono Juan Usma, vice direttore dell'Istituto di Studi Ecumenici dell'Angelicum e siamo veramente molto lieti di darvi il benvenuto a questa ultima cattedra TIAR di quest'anno e siamo veramente onorati di avere con noi il professore Benoît Dominique de la Sujol, che è un frate domenicano della provincia di Tolosa, in Francia, ed è stato professore di teologia dogmatica alla facoltà di teologia dell'Università di Friburgo, in Svizzera. Siamo in un'università domenicana e ci mancava poter ascoltare il tema della sinodalità dal punto di vista tomistico. E questo è il compito che abbiamo affidato al professor de la Sujol. Lui non soltanto è membro editoriale della Revue Thomistique, ma anche è un autore di vari libri. È molto interessante vedere il suo libro dell'Introduzione al Mistero della Chiesa, nel quale riesce a dare un percorso ecclesiologico nel quale presenta una sintesi non soltanto dogmatica della Chiesa, ma decanta per i lettori diversi aspetti dell'importanza del corpo di Cristo. Ringraziamo veramente al professor de la Sujol, siamo molto lieti anche di dire che questa conferenza sarà in streaming e sarà disponibile nel nostro canale dell'università e speriamo veramente di sentirla con piacere. Grazie mille. Grazie molto. Dunque, uno sguardo tomista sulla sinodalità. Ovviamente San Tommaso non ha una questione nella Summa Theologiae a proposito della sinodalità, ma la scuola domenicana può dire anche che qualcosa oggi su questo tema. In particolare nel contesto di oggi, come accogliere l'approccio sinodale iniziato da Papa Francesco? Da teologo appartenente alla tradizione domenicana, dunque, come capirlo sia nell'ambito della vita interna della Chiesa cattolica, sia nel contesto del movimento ecumenico? Il mio primo punto, l'interpretazione cattolica più comune del processo sinodale attuale. La maggioranza dei commenti, potrei dire forse la quasi totalità dei commenti, almeno quelli che ho letto, che riguardano il processo sinodale iniziato da Papa Francesco, presenta questa iniziativa come volta a riequilibrare la vita della Chiesa. In effetti si dice che la Chiesa cattolica è fortemente segnata dal principio gerarchico che potrebbe non lasciare abbastanza spazio alla realtà dell'intero popolo di Dio. 99% del popolo di Dio è laico. La storia può spiegare questa necessaria accentuazione del principio gerarchico. Dopo la Riforma protestante, la Chiesa cattolica ha dovuto tutelare il sacramento dell'ordine negato dai protestanti. E questo ebbe come effetto di sviluppare il ruolo della gerarchia ecclesiastica. Si vede nella produzione teologica. Nel secolo XIX si aggiunse un altro elemento, lo sviluppo in Europa degli stati moderni che si separano dalla Chiesa, per esempio la nascita dello Stato italiano, o i stati moderni che favorirono le chiese nazionali tentando di allentare il legame con Roma.
Al primo Concilio Vaticano la risposta cattolica fu parziale, definì dogmaticamente il primato romano senza aver potuto considerare l'insieme ecclesiologico della situazione. Da questo contesto storico risultò un rinforzo del principio gerarchico nella Chiesa Cattolica, soprattutto al beneficio del papato. Ad esempio, possiamo citare il caso della nomina dei vescovi. Alla fine del secolo XVIII, Roma nominava circa il 20% dei vescovi, soprattutto missionari. Oggi Roma nomina circa l'80% dei vescovi. Un segno. Ma bisogna però temperare queste constatazioni, perché la Chiesa Cattolica ha saputo conservare fino a oggi la tradizione dei concili generali e nel suo diritto canonico la tradizione dei concili locali. E dopo il secondo Concilio Vaticano II sono veramente numerosissimi i diocesi che celebrano sinodi. Ma il tropismo gerarchico rimane tuttavia ancora assai pesante, soprattutto nella parte latina della Chiesa Cattolica. E lo si nota dalla tendenza che hanno molto conferenze episcopali a pigliare sempre più spazio, e tali conferenze sono composte esclusivamente da vescovi, sono istituzioni soltanto gerarchiche. I concili locali sarebbero invece delle assemblee di rappresentanti tanti di tutto il popolo di Dio, ma sono nella Chiesa Cattolica rarissimi. In un tale contesto, l'originale processo sinodale iniziato da Papa Francesco nel 2021 e che riguarda tutta la Chiesa, non soltanto quella latina, ha per oggetto di favorire l'interazione della dimensione comunitaria e con quella gerarchica. È in questo senso che si parla in modo molto generale tra la quasi totalità dei teologi cattolici della necessità di riequilibrare le cose. Ma cosa significa? Punto 2, la teologia dell'equilibrio. L'equilibrio è prima di tutto un'immagine, quella della bilancia. Vedete la nota 1. Ma il senso di questa immagine è cambiato. All'inizio, alla sua origine, va collocata nella mitologia egizia. Dopo la morte le anime vengono pesate per determinare il giusto peso del defunto e di ammetterlo o meno nel soggiorno dei morti. In questo caso la bilancia definisce il giusto, l'esatto, ed è per questo ancora oggi il simbolo della giustizia. Oggigiorno quest'immagine significa anche un'altra cosa. I due piatti della bilancia rappresentano due forze che si fanno contrappeso. E c'è un equilibrio, vedete nota 2, nel senso fisico del termine, quando le due forze si equivalgono. Vedete la nota 3. Passiamo
dall'immagine al concetto. Questo concetto è onnipresente nel pensiero moderno. Abbiamo l'equilibrio dei poteri in scienze politiche, legislativo, esecutivo, eccetera. Abbiamo l'equilibrio di un bilancia, più o meno, l'equilibrio della bilancia commerciale di un paese, ma si parla anche di una persona psicologicamente equilibrata, di un pasto equilibrato, di una vita equilibrata, ad esempio tra vita professionale e vita familiare. Che cosa significa l'equilibrio in questo senso? Per capirlo bisogna partire dal livello fisico, della fisica di Newton. Si chiama equilibrio la relazione tra due forze uguali e opposte. L'equilibrio è stabile se l'equivalenza delle forze è regolare, l'equilibrio è instabile se le forze sono disuguali e si alternano nel prevalere. C'è sempre dunque una tensione generata dall'opposizione delle forze o dei polli. Qui è un'osservazione fisica. Si può elaborare a partire di essa il concetto. Davanti due elementi di una stessa realtà, realtà complessa dunque, ad esempio il corpo e l'anima per l'essere umano, o davanti due realtà distinte, ad esempio l'uomo e la donna nella coppia, si capisce la loro relazione nella modalità di opposizione, di contrarietà. Vedete la nota 5. L'idea principale è qui che le realtà o gli elementi di una realtà interagiscono facendosi da contrappeso reciprocamente in modo da creare una tensione che li unisce. Siccome l'equilibrio è più spesso instabile che stabile, si può dire che la realtà ci offre lo spettacolo di un'alternanza di influenza di un polo sull'altro. E questa alternanza è la manifestazione della vita. Vedete la nota 6. Tutto quello appare come una evidenza per la mente moderna. E per capire la sinodalità, questo tipo di pensiero si condensa nel concetto seguente. Tenuto conto del modo finora privilegiato di una vita ecclesiale, soprattutto gerarchica, conviene ora diminuire lo spazio dei ministri per darne più ai laici nell'annuncio della fede, nella celebrazione liturgica e nel governo della Chiesa. Riequilibrare. Sarebbe questa l'intenzione di Papa Francesco e i frutti del processo sinodale attuale dovrebbero andare in questa direzione. E i testi che provengono piano piano dei sinodi, dei assemblee sinodali nazionale vanno in questa direzione. Ma c'è un altro modo di vedere le cose
attraverso un altro modello, quello che io chiamo quello dell'armonia. Punto 3, la teologia dell'armonia. La parola armonia non esprime un concetto chiave. Altri termini possono avere lo stesso significato: sinfonia, concordia, sintesi. La percezione sottostante è questa. C'è la percezione di una coerenza degli elementi di un tutto che è profondamente uno. L'armonia vede l'unità come prima e la composizione come seconda. È esattamente il contrario del procedimento dell'equilibrio. Questa visione globale ci viene sia dalla tradizione greca sia da quella biblica. Il mondo come cosmo e non caos per i greci, o l'universo ordinato dal creatore secondo il libro della Genesi. Le due fonti si riuniscono nei padri della Chiesa e la scolastica medioevale ha assunto questa eredità che segna fino a oggi la tradizione cattolica. Vedete la nota 7. L'armonia tra le cose si definisce come l'esatta conformazione delle loro giunture. In greco armos significa giuntura. Vedete la nota 8. C'è innanzitutto l'espressione di un'estetica dell'esatta disposizione delle parti, delle sculture greche. L'armonia è una delle caratteristiche del bello, vedete la nota 9. La nozione di armonia rimanda anche ad un sistema simbolico nel quale degli elementi diversi si integrano per costituire un segno. Vedete la nota 10, la creazione, il cielo come nella sua armonia, come segno della sapienza di Dio. Sul piano filosofico, e non più estetico, ma sul piano filosofico c'è armonia quando una realtà, essendo esattamente ciò che deve essere, possiede in sé una proporzione che la dispone alla relazione con un'altra realtà che ha anch'essa una proporzione che a sua volta la ordina alla prima. L'armonia è quindi il nome di una composizione nella quale gli elementi sono ben ordinati, gli uni verso gli altri. Vedete la nota 11. Per esempio, l'essere umano esiste per l'armonia del corpo e dell'anima. Il corpo essendo il segno e lo strumento dell'anima e l'anima la forma del corpo. Vedete la nota 12. L'armonia parla di un'unità realizzata da realtà molto diverse. Vedete l'armonia del corpo umano con tutti i membri che si chiama la salute. E molto diverse, ma ordinate reciprocamente perché è nella loro natura il chiamarsi a vicenda, ognuna dal proprio interno di se stessa.
Se viene adottata questa forma di pensiero, questa forma mentis, per capire il cammino sinodale iniziato da Papa Francesco, allora si può affermare che il mistero della Chiesa nella sua condizione peregrinante in questo mondo, questo mistero è formato dalla relazione reciproca tra gerarchia e fedeli, ognuno essendo in se stesso ordinato all'altro. Vedete la nota 13. Ed è in questa relazione armonia che ogni elemento trova la sua perfezione. Vedete la nota 14. Questa relazione reciproca nell'annuncio del Vangelo, la celebrazione liturgica e il governo forma la vita della Chiesa. Ecco perché Papa Francesco ha avviato il processo sinodale, prima relazione gerarchia fedeli, affinché i fedeli si esprimano, seconda relazione reciproca fedeli verso la gerarchia, e che su questa base di relazione reciproca l'Assemblea dei Vescovi del 2023 e poi il Papa Francesco possano discernere ed esprimere ciò che lo Spirito dice alle Chiese, Apocalisse 2:7. Punto quarto, l'importanza della questione per il dialogo ecumenico. Nel dialogo ecumenico in generale si osserva che i presupposti filosofici delle varie espressioni teologiche sono troppo raramente, e si potrebbe dire quasi mai, praticamente mai, presi in considerazione. C'è però nel dialogo tra le chiese, la Chiesa cattolica e le varie chiese ortodosse, ad esempio copte e siro-ortodosse, una crescente attenzione ai fattori non strettamente teologici, in particolare il lessico, che nella storia hanno provocato incomprensioni e perfino separazioni. Conviene dunque prima di tutto, secondo noi, portare un'attenzione particolare a quei presupposti filosofici e in questo caso alle nozioni di equilibrio e di armonia, perché esse presuppongono una comprensione diversa delle cose. La forma mentis che adotta la nozione di equilibrio è senza dubbio un bene comune delle comunità ecclesiali derivanti dalla Riforma. Questo si spiega sia dal punto di vista storico sia da quello teologico. Storicamente, la forma di pensiero che parte dalla nozione di equilibrio compare alla fine del secolo XIII e riveste un'importanza sempre maggiore man mano che viene contestata la pertinenza della metafisica. E la Riforma protestante interviene in un'epoca in cui il rifiuto della metafisica, frutto del nominalismo, si era ben affermato. Sul piano teologico, i riformatori rigettarono fermamente la filosofia per riconoscere soltanto la Sacra Scrittura. E il ricorso alla nozione di equilibrio risulta dunque comodo in questo caso perché non veicola nessuna filosofia particolare. Sembra al contrario esprimere con evidenza la vita che è fatta soprattutto di equilibri instabili.
Le chiese ortodosse, per via del loro profondo radicamento patristico, si collocano chiaramente nella forma mentis dell'armonia. Vedete la nota 15. L'ultimo documento congiunto del dialogo cattolico-ortodosso, quello di Chieti, vedete la nota 16, rilascia un'importante affermazione. Il primato e la sinodalità sono due elementi essenziali della Chiesa nei suoi tre livelli di realizzazione locale, regionale e universale. Il lessico dell'armonia, della concordia, della sinfonia appoggia nel documento l'affermazione di tale interrelazione. Nei suoi documenti magisteriali, la Chiesa Cattolica ha conservato la forma mentis dell'armonia. È sul piano dei teologi cattolici che è stata notata la penetrazione dell'altra forma mentis, quella dell'equilibrio, a partire dagli anni 1923, secondo le mie ricerche, ed è persino diventata dominante negli anni 1970-80. Vedete la nota 17. Noi pensiamo che si tratti di un cambiamento nei teologi cattolici di cui non si è ancora misurato bene il peso in sé e tutte le conseguenze sul piano ecumenico. Per dirla in poche parole, i cattolici, nel loro dialogo con i protestanti, si allontanano dagli ortodossi e nel loro dialogo con gli ortodossi si allontanano dai protestanti. Come apprezzare le cose, la situazione? Il mio parere è che le due forme mentis potrebbero non opporsi frontalmente se ognuna di esse si esercitasse nel suo proprio settore, nel suo proprio dominio di validità, di pertinenza. Dopo punto 5, l'interesse delle due forme mentis. Mi sembra che ciò che viene espresso dal termine armonia e gli altri termini sia pienamente valido per esprimere l'essere delle cose complesse, vale a dire composte. L'essere risiede nell'unità degli elementi che si conformano gli uni agli altri perché sono fatti gli uni per gli altri. Si vede nei membri del corpo umano, ad esempio. Così avviene, per esempio, nel caso del corpo umano, dove si vede bene che i polmoni sono fatti per essere insieme con il cuore, eccetera, eccetera. Il tutto che Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, parte dal paragone delle membra che formano un corpo per presentare la Chiesa come corpo di Cristo, del quale noi siamo le membra. In altre parole, un'osservazione fisica, il corpo umano nella sua complessità, apre su una teologia. Per capire questa dottrina conviene che l'osservazione fisica apra in filosofia su una fisica in vista di una metafisica. L'essere è l'unità degli elementi. L'armonia è un nome di questa unità. Seguendo questa forma di pensiero si potrà affrontare questioni come primato sinodalità nella Chiesa o la relazione
del sacerdozio battesimale con il sacerdozio ministeriale, la relazione gerarchia popolo di Dio, in termini di reciproco ordinamento. L'uno è fatto per l'altro. L'uno è in sé ordinato all'altro. Il bene dell'uno è fatto dell'unione dei due. È in questo senso che proponiamo di capire l'attuale impostazione sinodale. Il Papa desidera che la relazione tra i ministri e i fedeli a tutti i livelli della Chiesa si sviluppi perché queste due componenti della comunità cristiana sono ordinate reciprocamente l'una all'altra, come due gambe. Ciò deve permettere un dialogo fecondo dal quale il Papa, in quanto Vescovo di Roma, trarrà le conclusioni e un impianto del tutto tradizionale. La forma di pensiero che parte dal concetto di equilibrio possiede una reale pertinenza, secondo me, ma in altri due settori. Il primo concerne la conoscenza che cogliamo dalle cose, dunque in filosofia della conoscenza. La nostra intelligenza parte sempre da ciò che è più immediato e si dirige progressivamente verso ciò che è più difficile, piano piano. Ad esempio, la scrittura stessa ci indica come la fede degli apostoli è partita dall'umanità del Cristo per poi arrivare alla sua divinità. Vedete la nota 18. Tuttavia, il mistero del Salvatore non è quello di un uomo divinizzato, ma quello del Verbo incarnato. Vedete nota 19. Dunque, bisogna distinguere la conoscenza di una cosa, di che cosa è la cosa. L'ordine della conoscenza delle cose non corrisponde sempre all'ordine reale delle cose, anzi può anche esserli contrario. Così l'ordine reale delle cose ci sembra espresso meglio attraverso la visione secondo l'armonia, che è biblica e filosofica. L'ordine della conoscenza che ne ricaviamo può anche essere segnato dal modello dell'equilibrio. Similmente, la successione dei grandi concili ecumenici del primo millennio è vero che fa alternare le varie definizioni dogmatiche a proposito della cristologia, per giungere a una dichiarazione ben ponderata, ben pesata, più giusta. E questo si vede nel processo di una ricerca di equilibrio, ma è nel processo della conoscenza. Il mistero di Cristo non è un equilibrio, ma è la maniera di conoscere questo mistero può fa alternare le definizioni dogmatiche. Dunque, bisogna non confondere l'ordine della conoscenza con l'ordine reale delle cose. Il secondo settore in cui il concetto di equilibrio può essere illuminante è quello della morale. E noi usciamo dalla dogmatica. Qui, nella morale, troviamo il motivo che spiega perché questo tipo di pensiero con l'equilibrio seduce tanto i nostri contemporanei. Questo modello sembra esprimere bene la realtà della vita umana, delle istituzioni umane. È vero che l'essere umano è un soggetto diviso in se stesso,
e che la sua vita dal punto di vista morale non nasce fin dall'inizio nell'armonia dei suoi elementi costitutivi. Se la persona è veramente una di corpo e anima sul piano metafisico, vedete nota 20, l'oggetto stesso della vita morale consiste nel vivere bene questa unità e per essa una finalità. Abbiamo qui la questione della natura e della grazia. La grazia è data per guarire ed elevare una natura ferita e questo non avviene senza tensione o gradualità. Ma dobbiamo diventare ciò che siamo, diventare moralmente ciò che siamo metafisicamente. Vedete la nota 21. E per fare ciò non bisogna sbagliare la prospettiva. La grazia ci chiama a un'armonizzazione sempre più profonda e la sostiene in noi. In quanto partecipazione alla grazia personale di Cristo, la grazia non si trova in noi per gestire i nostri squilibri, ma per unificarci armoniosamente. E questa unificazione si chiama la santità. Succede la stessa cosa nel caso delle istituzioni. È vero che il modello dell'equilibrio dei poteri nella società civile è una garanzia per evitare di andare alla deriva, certamente. Ma non sarebbe più giusto cercare come ogni potere chiama dall'interno di se stesso il concorso degli altri per compiere al meglio la sua propria funzione? Nella Chiesa ci sembra preferibile dire che la sinodalità e la gerarchia sono reciprocamente ordinate l'una all'altra e questo ordinamento rappresenta allo stesso tempo il bene di ognuna delle due e il bene dell'insieme. Tutte e due sono infallibili. Il sensus fidei e il collegio episcopale sono cum et sub petro e ognuna ha bisogno dell'altra perché ciò avvenga. Il carisma episcopale predica il Vangelo nel suo stato di comprensione attuale, con ciò fa nascere e nutre la fede dei fedeli e la prima relazione dagli apostoli ai fedeli. I fedeli vivono questa fede trasmessa e nutrita e portano frutti soprattutto di conoscenza della rivelazione della quale testimoniano davanti ai loro pastori, il sensus fidei, e della seconda relazione reciproca della prima dai fedeli verso la gerarchia. E infine i vescovi discernono ed esprimono in modo giusto la testimonianza della fede di tutta la Chiesa per il bene di tutti. E la terza relazione. E queste relazioni manifestano un'armonia. Un po', se volete, come un luogo fonte per il vocabolario dell'armonia che la musica. Per avere una sinfonia, un'orchestra, bisogna che tutti gli strumenti giocano insieme. Il processo sinodale avviato da Papa Francesco porta principalmente sulla seconda relazione, quelli che ordina i fedeli ai vescovi. Perché i pastori devono ascoltare il popolo di Dio per poter discernere ed esprimere ciò che lo Spirito dice alle chiese. Concludo rapidamente.
Il processo sinodale attualmente in corso dà l'impressione che Papa Francesco voglia riequilibrare le cose. La vita della Chiesa sarebbe troppo e soltanto gerarchica, ho cominciato per questo, soprattutto a causa di una forte tendenza al clericalismo. Sul piano fenomenologico, questa percezione non è del tutto priva di valore. Tuttavia, la scelta di un modello, equilibrio o armonia, è importante per concepire il progresso da realizzare in vista di una vita ecclesiale migliore. Questo progresso non va ricercato nella diminuzione della responsabilità dei pastori con l'intento di dare maggiore spazio ai laici, prospettiva dell'equilibrio. Mi sembra molto più giusto che l'avvenire auspicabile sia di mettere ognuno al suo giusto posto, nel più grande rispetto dell'identità propria a ciascuno e la prospettiva dell'armonia. Allora ognuno vedrà che insieme all'altro forma un'entità che non è altro se non il corpo mistico di Cristo, unità che deve costantemente purificarsi dai nostri errori e soprattutto crescere. Vi ringrazio. Grazie molto, professor Della Sugiol. Quando noi guardiamo i commenti che si fanno riguardo al suo approccio alla teologia, sempre tutti parlano che lei ha una ricerca ecclesiologica che comprende tre sguardi: uno sguardo profondo alle questioni ecumeniche, uno sguardo profondo al mistero della sacramentalità e uno sguardo molto incentrato sul tomismo. E penso che oggi abbiamo veramente goduto noi tutti di una presentazione nella quale lei ci ha condotto a guardare dal punto di vista tomistico l'attuale processo sinodale. Io invito a tutti i presenti, anche a coloro che sono anche in collegamento Zoom, a fare qualche riflessione, io direi molte domande di tutto quello che abbiamo critiche, ascoltato. Non sono il magistero. Le critiche sono l'equilibrio. Prego, padre De Stivel. Sì, grazie. Grazie. Innanzitutto vorrei ringraziare di cuore il professor Della Sugiol per questa conferenza, per la sua profondezza filosofica, anche per la sua dimensione ecumenica, e approfitto del mio intervento per trasmettere anche qui da Cipro il saluto di numerosi ortodossi che sono stati discepoli del professor Della Sugiol a Friburgo, in particolare il metropolita Gabriele di Filadelfia, di Atene. Vorrei fare un'osservazione che non è una domanda, ma piuttosto forse un'illustrazione a favore della tesi del professore Della Sugiol. Recentemente, era ottobre 2021, Papa Francesco ha dichiarato, cito, primato e sinodalità nella Chiesa non sono due principi concorrenti da tenere in equilibrio, ma due realtà che si costituiscono e si sostengono a vicenda al servizio della comunione. E Papa Francesco continuava il suo discorso definendo la sinodalità non come un equilibrio di due principi, ma come l'articolazione o la dinamica di tre dimensioni, quella comunitaria, quella collegiale e quella personale. Io cito di nuovo la fine del suo discorso, diceva: la sinodalità nella Chiesa Cattolica in senso ampio può essere compresa come l'articolazione di
tre dimensioni, tutti, alcuni e uno. In tale visione, diceva, il ministero primaziale intrinseco alla dimensione sinodale, come lo sono pure l'aspetto comunitario che include tutto il popolo di Dio e la dimensione collegiale relativa all'esercizio del ministero episcopale. E mi sembrava interessante questo discorso da un punto di vista ecumenico perché permette di uscire di questa, diciamo, dialettica dell'equilibrio primato sinodalità. Gli ortodossi hanno devono un po' approfondire il primato e noi la sinodalità, e di presentare la sinodalità come una dinamica, o come lei direbbe, un'armonia che include le tre dimensioni, quindi la comunitaria, la collegiale e la primaziale. Volevo solo citare questo discorso che mi sembrava illustrare bene questa idea dell'armonia contro o rispetto a quello discorso dell'equilibrio. Sì, grazie Padre Jacinto. Non conosco precisamente questo discorso del Papa Francesco, ma sono molto contento di essere in comunione con lui, in comunione di pensiero. È vero che nel campo cattolico dobbiamo fare lo sforzo di capire che una visione dialettica. Non ho preso questa parola nella la mia conferenza, ma è la visione dialettica è il risultato della forma mentis con l'equilibrio. E mi sembra che non è una retta via, almeno dogmatica, e soprattutto nel rapporto ecumenico con gli ortodossi, mi sembra. Grazie. Grazie. Professor Kramidas. Prima questione è cosa i cattolici possono imparare dalla sinodalità ortodossa. Mi sembra che i cattolici devono imparare dalla loro propria tradizione, che è comune a quella ortodossa, quella del primo millenario.
Abbiamo nella nostra tradizione, con un T maggiuscolo, la sinodalità. E l'abbiamo anche nei testi canonici, ma non la pratichiamo sempre. Questo è forse una mancanza cattolica, ma l'abbiamo nella nostra tradizione, che è comune a quella ortodossa, e l'abbiamo nei nostri testi. Ad esempio, i concili particolari, dunque regionali o nazionali, diciamo, esistono nel codice di diritto canonico, ma non si fanno. Ma l'abbiamo. È la nostra tradizione che è comune con quella ortodossa. Allora, ci sono ragioni storiche, eccetera, per spiegare questa mancanza, ma è una mancanza di pratica, non di concezione, non di patrimonio. L'abbiamo e questo patrimonio è fondamentalmente identico, non comune, identico con il patrimonio ortodosso. Questo mi sembra, dunque, no, non imparare dalla sinodalità ortodossa, ma dalla sinodalità, punto. che l'abbiamo, mi sembra. E, a proposito della la riunione in una sola Chiesa unita, mi sembra che la questione del posto del papato, se si pone a partire dalla nozione di equilibrio, non può riuscire. Prendo l'esempio sempre del corpo umano, perché San Paolo l'ha fatto prima di me, per rappresentarsi che cos'è la Chiesa come corpo di Cristo. Beh, prendiamo da prima di tutto il corpo umano. E il cuore è molto importante nel corpo umano, no? Ma anche le mani, no? Anche i polmoni, no? Anche gli occhi, anche le orecchie, tutto è importante. E nel corpo ecclesiale il papato, il collegio episcopale, le diversi ordini, eccetera, i laici ovviamente, tutto è principale, tutto è essenziale. Allora, con l'approccio dell'armonia si può veramente dire che dobbiamo cercare la relazione la più giusta tra tutti questi membri. E il passo che ha fatto, mi sembra, il documento di Chieti 2016, quando ha riconosciuto che il primato e la sinodalità sono aspetti fondamentali a tutti i livelli di realizzazione della comunità cristiana, locale, regionale e universale. E questa è la nostra tradizione, la più profonda, comune con quella ortodossa. E in termini di armonia, allora cerchiamo insieme come si collocano, sono ordinati reciprocamente la sinodalità, il primato, eccetera, eccetera. Mi sembra che non ho la risposta immediata, ma penso che sia in questi termini che la domanda è giusta formulata, mi sembra. Grazie. Ma per questo mi dispiace, per questo il dialogo con le comunità protestanti è più difficile, perché non hanno questa visione e hanno quasi teorizzato la visione sotto l'equilibrio fino a fare la teologia dialettica, dialettica non di cose opposte ma contraddittorie, hegeliana, eccetera, eccetera. Abbiamo un passo filosofico da fare con queste comunità, ma non l'abbiamo a fare con le ortodossi. L'abbiamo già insieme, mi sembra. Questo è interessante. Prego. Sì, però dopo si traduce per tutti i nostri. Sì, perché se tutti che ascoltano. Très clairement, vous savez, de l'harmonie,
il me semble que et il me semble aussi très intéressant de pouvoir réfléchir notre place sur la juste deux métaphysiques opposées, hein, choisir entre lui et l'autre, mais que le fond chacun a sa place dans son temps. Alors je voudrais mettre deux critiques. D'une part, il me semble insuffisant du point de vue des deux, de présenter un bien d'équilibre et d'harmonie. Si je prends la manière plus dialectique moderne, elle sera aussi très fascinée par l'idée du mouvement qui n'est pas conscient en termes d'équilibre, mais plutôt de déséquilibre. Je pense qu'il n'est pas très en équilibre à se pencher en avant, et du coup, le déséquilibre est en mer et en avance. Donc, il y a un déséquilibre qui doit garder un certain équilibre dans le mouvement, certes, mais ce n'est pas constituant un équilibre. Et on reproche beaucoup à la métaphysique ancienne. Du sens de l'harmonie, d'être purement statique, ce qui me semble vraiment injuste, puisqu'elle est aussi faite d'abord d'une physique du mouvement, et puis d'un message qui marche trop bien avec le second, elle est un vrai dynamisme qui est trop vigoureux. Mais aussi de ce point-là, il me semble que certes, on peut donner à chacun sa place, mais quand même, il faut qu'on choisisse bien, par exemple, dans la dans la connaissance, il y a vraiment une notion où bien la vérité existe et la dialectique ancienne consiste à multiplier les points de vue pour la vie. Et sachant qu'elle nous fait, c'est dans un dialogue où chacun soit parti, qui fasse que nous allons construire une unité de la vie qui est devant nous. Donc, autant la dialectique, la vérité n'existe pas. Elle se fait en chemin, précisément dans ce dynamisme de la chute en avant, qui est un déséquilibre et la vérité. Oui, rispondo in italiano. Grazie per il suo accordo a proposito delle due forme mentis. Sono d'accordo. Soltanto una precisione a proposito dell'idea del movimento che risulta ad un disequilibrio compensato. Questo è un'osservazione fisica, ma il movimento è soprattutto concepito in filosofia a partire della finalità. E il modo di raggiungere la finalità fa che il movimento in questa prospettiva è l'insieme di tutto quello necessario per raggiungere la finalità, e questo insieme è ordinato, non disequilibrato, no? Ma ordinato, direi piuttosto, ma è una sfumatura. Grazie, professor Salvato. Grazie per la professione di Barbarossa. Mi chiedevo se il tempo di armonia possa essere arricchito da un individuo. Prevedere un po' anche la dell'Italia come comunità e la distinzione di libertà non si liberano, non si escludono, anzi. Dunque, noi che la distinzione non è riuscissimo a comunicare con la distinzione. Sì, sono d'accordo. Sì, sono d'accordo. E questa prospettiva, che è quella dell'armonia, mi sembra che si radica in una teologia trinitaria, ad esempio, e anche un patrimonio molto comune con le ortodossi. La Chiesa che viene dalla Trinità e che è l'espressione trinitaria tra gli uomini, e l'armonia, e non è l'equilibrio, ma l'armonia è
è la vita della Trinità in questo senso, e la parola armonia e le altre sinfonia, sintesi, eccetera, è il vocabolario dei padri greci per la Trinità, per la teologia trinitaria. Sì, grazie, sono d'accordo. Sì. Grazie mille. Padre Talaricco. Padre, grazie. Della e partire il mondo. Volevo chiedere questo. Il suo intervento sembra andare su questa direzione e portare l'attenzione alla necessità di chiedersi poi il ruolo, l'importanza, la centralità dello Spirito Santo, lo Spirito Santo della conseguente conversione del cuore dei cristiani di fronte a due tentazioni che potrebbero esserci, cioè la tentazione di pensare alla singolarità come sforzo prettamente umano, e dall'altra parte l'altra tentazione, pensando allo Spirito Santo, alla conversione del cuore, quella di un abbattimento delle differenze, cioè le differenze come qualcosa di non necessario, quando sappiamo che poi lo Spirito le suscita, e sono anche questione di tre per l'unità. Grazie. Sì, grazie. Voi sapete che lo Spirito Santo, è uno dei suoi nomi è di essere l'armonia in Dio, del Padre e del Figlio, l'armonia ecclesiale, perché è l'anima della Chiesa, lo Spirito Santo. E avete tutto un fiume teologico totalmente comune dai greci e latini, che lo Spirito Santo è l'anima della Chiesa, e l'avete nel Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium numero 7. E avete tutta una scuola filosofica greca che presenta l'anima del corpo come l'armonia del corpo. E dunque questo ci permette di rappresentarci lo Spirito Santo e la pneumatologia ecclesiologica, come lei ha detto, per dire che lo Spirito Santo è la forza vitale che porge la Chiesa, prima di tutto, è il principio che ordina l'estrema complessità del corpo, come l'anima lo fa nel corpo fisico, lo Spirito Santo lo fa nel corpo ecclesiale. E lo Spirito Santo è il principio di diversità e di unità, come l'anima del corpo. Dunque questa pneumatologia ecclesiologica può appoggiarsi sull'armonia, perché è un nome dell'anima in filosofia greca. Nel trattato De Anima di Aristotele lui si pone la questione, si può dire che l'anima è l'armonia del corpo? E tratta la questione, e per lui non basta dire questo, non è falso, ma non basta. E San Tommaso d'Aquino commenta il De Anima di Aristotele e ha un sviluppo assai lungo: l'anima è l'armonia del corpo, e risponde anche lui. Dunque, abbiamo un dato dottrinale molto interessante e molto profondo. Sì, prego. Se posso. Se c'è qualcuno che vuole un'altra domanda, lì faceva riferimento alla differenza tra il dialogo con gli ortodossi e il dialogo con i protestanti, e come da una parte c'era la questione di riscattare l'armonia, mentre nell'altra i cattolici avevano in qualche maniera cambiato i discorsi perché si cercava l'equilibrio. La mia domanda è: qual è il livello di coerenza tra i cattolici? Perché alla fine sembra che stiamo parlando di due cose che sono totalmente diverse, e quale cose hanno imparato i cattolici in modo tale da poter fare quello che forse sembra le proporre, che come una armonia equilibrata e un equilibrio armonico. Sarebbe un bel progresso. Ma vivo da 25 anni
In Svizzera, e voi sapete che la Svizzera è un paese due terzi protestante, un terzo cattolico, storicamente, adesso è 50-50, ma è la tradizione culturale. È vero che ho visto che il dialogo cattolico-protestante conduce i cattolici a adottare la forma mentis dell'equilibrio, perché è il terreno comune con loro. Ma facendo così, gli stessi teologi cattolici si allontanano dagli ortodossi, che abbiamo gli ortodossi a Chambéry, a Ginevra, vengono ogni settimana alla facoltà di teologia per seguire i corsi, eccetera. E siamo tra le due, ma penso che la nostra propria tradizione è quella dell'armonia. Allora, è vero che il dialogo ecumenico ci indica la necessità di approfondire queste due forme mentis e di recuperare, se si può dire così, tutto il giusto della forma mentis dell'equilibrio, perché si gioca una parte importante del dialogo con i protestanti su questo punto. Non possiamo lasciare puramente e semplicemente equilibrio, non basta. No, siamo forzati di approfondire le cose per integrare tutto quello che l'equilibrio può dire di giusto. Abbiamo imparato qualcosa facendo quell'esercizio così preciso di rispondere alle questioni protestanti? Alla mia conoscenza, ma non conosco tutto, alla mia conoscenza non è ancora fatto. Perché non si è ancora ben visto queste due forme mentis. I teologi cattolici e soprattutto in ecclesiologia, tutti quelli che conosco e non conosco tutto, ma tutti quelli che ho letto sono attualmente nel modello dell'equilibrio. E mi sembra una difficoltà interna al mondo cattolico e di conseguenza una difficoltà ecumenica. Grazie molte. Penso che siete d'accordo con me che abbiamo imparato a guardare almeno due minuti, ci ha aiutato a guardare con uno sguardo tomista al processo sinodale, però credo che questa conferenza sarà una di quelle che potrà avere molto più successo nel guardare, riflettere, imparare e cercare di trovare... E andare avanti. Esatto, di trovare l'equilibrio armonico e l'armonia equilibrata di cui ci ha parlato. Ringraziamo veramente il professore Della Suggiol, ringraziamo della sua gentilezza con noi, anche di una presentazione così chiara per tutti quanti noi. La cattedra TIAR con questa conferenza finisce il ciclo di sinodalità e unità dei cristiani e col nuovo anno cercheremo di approfondire il tema della riconciliazione. Ah, bellissimo. Pensiamo che nella circostanza attuale è importante anche ascoltare le voci di tutti e come ognuna delle chiese, le tradizioni, ma anche il mondo affronta la questione della riconciliazione. Siete veramente tutti invitati.